I lettori di Express non vogliono vedere il re Carlo porgere un ramoscello d'ulivo al figlio più giovane, il principe Harry, e a sua moglie Meghan Markle, quest'estate, è stato rivelato. Re Carlo è stato invitato a non invitare il figlio più giovane, il principe Harry, e la sua famiglia al castello di Balmoral in Scozia quest'estate dopo che l'ultimo sondaggio di Express ha rivelato che la stragrande maggioranza degli inglesi non pensa che sia una buona idea. Si prevede che il duca di Sussex farà un viaggio di ritorno a casa il mese prossimo per parlare alla cerimonia per il 10° anniversario degli Invictus Games, che si terrà presso la cattedrale di St. Paul l'8 maggio, con il duca elencato come ospite nella corsa ufficiale dell'evento. Il servizio, nonostante il viaggio non sia stato confermato ufficialmente. Una fonte ha affermato che Harry desidera riportare la sua famiglia con sé, mentre un'altra ha detto che il monarca starebbe valutando la possibilità di invitare Harry e Meghan Markle a trascorrere del tempo al castello di Balmoral quest'estate, per trascorrere più tempo con i suoi nipoti, quattro il principe Archie di 2 anni e la principessa Lilibet di 2 anni. Ora, il nostro recente sondaggio ha rivelato che la maggior parte degli inglesi è riluttante a vedere il re Carlo porgere un ramoscello d'ulivo di questo tipo al figlio più giovane. Express ha lanciato un sondaggio questa settimana chiedendo ai lettori se Re Carlo dovesse invitare Harry e Meghan Markle a Balmoral quest'estate. Dalle mezzogiorno del 10 aprile alle 9 dell'11 aprile, un totale di 9.491 dei nostri lettori hanno risposto al sondaggio e la maggioranza di loro, l'89%, 8.399 persone, ha ammesso di non pensare che sia una buona idea. Un altro 9%, 933 persone, ha detto che vorrebbe che il reale riportasse i suoi figli a casa con sé, mentre il 2%, 159 persone, ha risposto non lo so. Il futuro viaggio del duca in Gran Bretagna è stato recentemente al centro delle discussioni, poiché il duca sta combattendo un enorme dilemma se venire da solo o con maggiore sicurezza.